Benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. Questa mattina sono saltate una serie di operazioni programmate, sono pronte per essere firmate le circolari per l'assottigliamento di letti in medicina, neurologia, neurochirurgia e forse chirurgia d'urgenza. Partono i tagli estivi all'ospedale Umberto I di Nocera, inferiore si ha difficoltà a coprire i turni, nessuna risposta al sindaco dopo la sua richiesta di incontro a Giordano e De Luca. Tutti dettagli nel nostro primo servizio. Ancora qualche istante. Ecco, è pronto il servizio. Primo di Nocera inferiore. Non si riesce a coprire i turni e dunque si procederà a ridurre i servizi. Questa mattina sono saltate una serie di operazioni programmate. In assenza di rinforzi non si potrà far altro che tagliare. Sono pronte per essere firmate le circolari per l'assottigliamento di letti in medicina, neurologia, neurochirurgia e forse anche chirurgia d'urgenza. I maggiori disagi si verificano di notte, quando i pochi infermieri devono sostituire i praticamente inesistenti ausiliari e operatori sociosanitari nel trasportare i malati per una TAC, per una radiografia o per una consulenza d'urgenza. Per mesi si è lavorato sotto traccia per riuscire a trasformare gli ausiliari in servizio in operatori sociosanitari. In questo modo avrebbero potuto alleggerire gli infermieri del peso della gestione alberghiera dei pazienti. Si attendevano risposte politiche, trattandosi di un'operazione molto complessa. Stando ai fatti, non sono arrivati e l'idea sembra essere sfumata. Intanto è arrivata ieri la richiesta di un incontro con il manager Antonio Giordano e il consigliere per la sanità della Regione Campania da parte del sindaco Manlio Torquato. Nulla è più giustificabile, ha scritto il primo cittadino di Nocera Inferiore nella lettera inviata pure al presidente Vincenzo De Luca e al direttore sanitario dell'ospedale Umberto I Alfonso Giordano. Il sindaco aveva alzato la voce già l'altra settimana battendosi contro il rischio chiusure e accorpamenti, che di fatto però sembra avverranno. Una difficoltà strutturale, cronica, che si acuisce in questo periodo da almeno un triennio. Il primo cittadino aveva usato quasi le stesse parole un anno fa, ma nonostante le rassicurazioni di allora, nulla di concreto è stato fatto. Alla richiesta di un nuovo incontro, finora, nemmeno sono arrivate le risposte. Persona che utilizza l'ospedale e l'ha dovuto utilizzare 7 giorni. E un cavillo ha fatto annullare in Cassazione il precedente processo per la frana di Nocera inferiore del 2005. Dopo 12 anni si riprende tutto da capo. Questa mattina, prima udienza preliminare del nuovo dibattimento prescritto il reato di omicidio colposo, si procede per il reato di frana colposa. Vediamo. Si ritorna in aula per la frana del 2005 che si staccò dal Monte Albino e travolse uccidendo 3 persone, Mattia e Rosa Gambardella e Alfonso Cardamone. Il primo processo, annullato dalla Cassazione per un cavillo, oggi è ripreso. Un avviso non notificato, questo è il punto su cui il difensore dell'unico imputato, Francesco Amato della Betoncave, ha fatto leva. Nel 2011 Amato fu condannato in primo grado dal Tribunale di Nocera Inferiore alla pena di 3 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e frana colposa. Nel 2015 la Corte di Appello di Salerno dichiara giusta la condanna di primo grado e l'avvenuta estinzione per prescrizione dei reati. Lo scorso novembre la Suprema Corte, dopo 11 anni e 20 udienze, stabilì che sussisteva un difetto di notifica e che causava la nullità della condanna. L'avvocato dell'unico imputato aveva fatto leva su un avviso, quello per l'udienza preliminare, notificato a un indirizzo sbagliato.
Dopo il precedente processo annullato, oggi si riprende nuovamente dall'udienza preliminare per l'inchiesta bis. Stavolta per il solo reato di frana colposa, dato che nel frattempo il reato di omicidio colposo è caduto in prescrizione. Il processo è stato accertato la causa frana cava. La cosa assurda è che i lavori stanno ancora continuando. Stanno continuando con un'autorizzazione del 2016, è un'autorizzazione diciamo per 2 anni, perché la vecchia autorizzazione, che risaliva a un progetto del 2006-2007, era scaduta. Ora, guardando questa autorizzazione, praticamente fa riferimento a tutte autorizzazioni che risalgono al 2007, quindi leggi e piani come l'OPSAI dell'autorità di bacini che sono nettamente superati. Quindi noi già abbiamo fatto dei tentativi con le amministrazioni per sollecitare questo problema. Purtroppo fino adesso abbiamo avuto diciamo soltanto dei riscontri che hanno fatto dei sopralluoghi, ma dei sopralluoghi dove hanno verificato che questa autorizzazione effettivamente c'è. Io addirittura ho visto un documento che risale agli anni 70, dove all'epoca non c'era l'autorità paesaggistica, diciamo, ma veniva verificato l'impatto ambientale da altre autorità, e ho visto un documento di un funzionario della regione Campania che già negli anni 70 diceva che questa frana aveva procurato già un grosso impatto ambientale. Siamo venuti in presidio perché ci teniamo molto che questo processo finalmente abbia una fine, perché in effetti i responsabili della devastazione del territorio e dei morti che ci furono nel 2005 erano stati già condannati, quindi la loro responsabilità è stata accertata. Il problema è che per un vizio di forma bisogna rifare tutto il processo. Noi temiamo che si perda tempo e si arrivi alla prescrizione. E per questo siamo venuti, per sollecitare che si vada avanti e si eviti la prescrizione, perché una volta tanto vogliamo che i reati ambientali vengano puniti e i responsabili già individuati, che sono stati già individuati, paghino per quello che hanno fatto. E tra l'altro bisogna anche dire che questa frana e questi morti sono serviti a ben poco, perché abbiamo notizie che a Montalbino si sta ancora scavando e quindi la devastazione continua. Noi nei prossimi giorni seguiremo anche questa questione. Duro colpo per i parcheggiatori abusivi che gravitano sul territorio salernitano. I carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per 35 indagati, 8 in carcere, 27 domiciliari, quasi tutti salernitani e dei comuni limitrofi, oltre a 4 marocchini. I soggetti estorcevano soldi a chi intendeva parcheggiare nelle aree gestite da Salerno Mobilità. Vediamo. Numerose segnalazioni di cittadini al centralino del 112, pretese di pagamento per la sosta, finanche dove ci sono le strisce blu fino a 5 euro. Il pericolo di ritrovarsi l'auto danneggiata e in alcuni casi il rischio di subire lesioni personali. Un fenomeno noto in città Salerno per la nutrita presenza di parcheggiatori abusivi su tutto il territorio comunale, al quale questa mattina all'alba i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno posto fine all'invasione, sottraendo di fatto zone di territorio al loro controllo. I militari dell'arma, diretti dal comandante provinciale, il colonnello Antonino Neosi, questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 35 indagati, 8 in carcere e 27 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili a vario titolo del delitto di estorsione in danno di automobilisti.
Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in procura, alla presenza del procuratore della Repubblica Corrado Lembo, dei PM Elena Guarino e Luca Masini, è stata spiegata l'operazione che ha permesso di fermare un fenomeno che in molte aree della città, Piazza Mendola, stazione ferroviaria, via Generale Clark, via San Leonardo, via Fratelli Bandiera, nella zona del Forte La Carnale, portava diversi soggetti a costringere gli automobilisti a versare denaro per parcheggiare. Tutti con precedenti penali per alcuni, già con provvedimenti inibitori ad abbandonare i luoghi, mentre per altri 7 già il divieto di accesso dall'aria e il DASPO emessi dal questore di Salerno nei giorni scorsi, sono stati oggetto di una complessa indagine condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Salerno, avviata nel novembre scorso per accertare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi molto diffuso nel salernitano. L'indagine, che ha visto al lavoro diversi uomini dell'arma, svolta attraverso metodi tradizionali, supportati da attività tecniche e prolungati servizi dinamici con documentazione video fotografica, ha permesso di delineare le responsabilità degli indagati in ordine all'esercizio abusivo in modo professionale ed organizzato del servizio di parcheggio a pagamento in zone della città di Salerno, anche in area già adibite al parcheggio a pagamento o riservate alla sosta dei veicoli di portatori di handicap. Lunga, ma relativamente, perché è partita a novembre in effetti, anche se poi con alcuni accertamenti si è andata anche nel passato. Era necessario comunque dare un segnale evidente e fermo ad un fenomeno dilagante nel nostro paese, ed in particolare qui a Salerno è chiaro ed evidente che talune zone erano costantemente presidiate da parcheggiatori abusivi. Ora, la cosa particolare è che si è riuscita a strutturare comunque un'attività investigativa che si basa essenzialmente sul tentativo di estorsione o estorsione conclamata attraverso la minaccia dei parcheggiatori abusivi. Quindi un fenomeno veramente deleterio, ma purtroppo molto molto diffuso. Infatti tantissime aree di Salerno erano presidiate da questi parcheggiatori abusivi, dalla zona centrale, dal centro della città alla zona periferica, in tutti i luoghi dove sostanzialmente c'era aggregazione sociale e dove gli utenti della strada hanno il diritto di poter parcheggiare la propria macchina, ma nello stesso tempo di non essere costretti a dover pagare ulteriormente una cifra dopo aver pagato già il parcheggio previsto, insomma, dal comune. Abbiamo ricevuto tante denunce e nello stesso tempo abbiamo ricevuto spesso delle chiamate nell'immediatezza, e noi siamo andati nell'immediatezza, ma questo non ha fatto altro che corroborare poi l'attività investigativa, che ha trovato dei riscontri oggettivi. Un vero e proprio controllo del territorio, molti di loro sono noti in città, hanno fatto carriera, possiamo dire, negli anni. Loro sono sicuramente noti in città, la gran parte è pregiudicata, hanno recidiva, insomma già colpiti dal DASPO, però sono stati dei provvedimenti importanti, ma probabilmente era necessario fare qualcosina in più, quindi dimostrare in ogni caso, cercare di dimostrare che la loro attività è una vera e propria attività estorsiva, ha portato poi all'emissione di provvedimenti, in questo caso da parte del GIP Indinimeo, che ci ha consentito comunque di dare un segnale più forte, più consistente a un fenomeno così deleterio e dilagante. Ci sono anche alcuni stranieri marocchini, insomma, però sostanzialmente tutti dimoranti, tutti salernitani, dimoranti nel nostro territorio, un paio senza fissa dimora, ma sostanzialmente tutti gravidanti nel nostro territorio. Da oggi queste zone possiamo dire che sono libere, c'è da stare attenti però che non possano arrivare i sostituti. Da oggi sono libere, in realtà noi abbiamo dato un chiaro segnale anche a loro che lo Stato è presente, l'Arma dei Carabinieri è sicuramente presente sul territorio della città di Salerno come della provincia. Ed ora spostiamoci a Pagani, una città in balia di se stessa nonostante la presa di posizione del sindaco rispetto a situazioni allarmanti sul fronte sicurezza e incolumità pubblica. Bottone interviene sulla vicenda dei senza fissa dimora di via San Francesco, sulla condizione di incolumità dei cittadini in piazza Sant'Alfonso e su una nuova anomala emergenza rifiuti. Vediamo. Un'ordinanza di sgombero dei senza fissa dimora che stazionano in via San Francesco a Pagani sta per essere firmata dal sindaco Bottone a seguito delle continue segnalazioni di risse in quell'area.
così come di atteggiamenti di oltraggio al pubblico decoro che vedono protagonisti proprio alcuni di questi extracomunitari, si legge in una nota del primo cittadino paganese che ha in questi giorni sollecitato ed ottenuto l'intervento della locale tenenza dei carabinieri e del comando della polizia locale. Ne è emersa una situazione di illegalità diffusa innanzitutto sotto il profilo della carenza igienico-sanitaria e poi per quanto riguarda l'irregolarità nella presenza degli stessi in locali privi di abitabilità e senza alcuna autorizzazione ad ospitare persone fisiche. Di qui l'ennesimo sollecito del sindaco soprattutto ai funzionari dell'ASL affinché redigano un'apposita relazione che potrà motivare un'ordinanza di sgombero. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi, ma tutto ciò non è bastato. I comportamenti adottati da queste persone che si sommano all'incuria igienico-sanitaria in cui versano rappresenta un reale problema relativo soprattutto all'elevato aumento delle temperature. È per questo motivo che ho segnalato questa vicenda sia al comando di polizia locale che alla tenenza dei carabinieri. Ad entrambi ho chiesto un maggiore controllo e monitoraggio della zona in modo da porre fine a situazioni difficili che possono coinvolgere i miei concittadini, dichiarato Bottone. Ma il problema sicurezza a Pagani è preoccupante. I recenti episodi di vandalismo che sfociano nella cattiva educazione e negli atteggiamenti incivili di bande o singoli ragazzi e bambini in piazza Sant'Alfonso ha reso quell'area, l'unica frequentata in città da anziani, bambini e cittadini in genere, invivibile. Più volte lo stesso cittadino è intervenuto personalmente, ma senza successo. Giochi inadeguati per una piazza con bici e mezzi a due ruote che mettono in pericolo l'incolumità dei presenti che in diverse circostanze hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari. Anche qui l'ausilio delle telecamere punterà all'individuazione dei responsabili che verranno puniti insieme ai loro genitori, così come prevede la legge. Intanto, anche per quest'area è in arrivo un'ordinanza sindacale che vieta questa attività. Tutto questo si aggiunge alla drammatica condizione igienico-sanitaria in cui versano molte strade della città di Pagani a seguito dell'assenza di addetti alla raccolta rifiuti. Il sindaco ha provveduto a presentare denuncia presso l'autorità giudiziaria nei confronti del consorzio di bacino che in maniera irresponsabile ha consentito ai dipendenti la contemporanea assenza dal lavoro per ferie retrodatate, lasciando in balia di se stessa la città di Pagani nonostante il regolare pagamento del servizio da parte di Palazzo San Carlo pari a 300.000 euro mensili. Lascerà nelle prossime ore il carcere di Salerno Forni Domenico Diele, l'attore 31enne che nella notte del 24 giugno scorso ha investito ed ucciso sulla corsia nord dell'autostrada del Mediterraneo nel territorio salernitano Ilaria Di Lillo, la 48enne che viaggiava in sella ad uno scooter. Da oggi infatti nella disponibilità dell'indagato il braccialetto elettronico ordinato dal GIP del Tribunale di Salerno Fabio Zunica a conclusione dell'udienza di convalida. Andrà ai domiciliari a Roma dalla nonna. L'attore ha trascorso 12 giorni in una cella del reparto transito del carcere salernitano insieme ad altri 3 detenuti. Ed è morto per un aneurisma il 16enne di Piemonte che stava eseguendo una dieta dimagrante grazie alla quale aveva perso circa 30 kg in 3 mesi. Era affetto da un problema cardiaco, i suoi dolori addominali intercostali che avevano preceduto il decesso e per i quali i genitori lo avevano portato al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia erano probabilmente sintomo del suo malore. La causa della morte è emersa dall'autopsia effettuata dal medico incaricato dalla procura di Torre Annunziata che è relazionato immediatamente dopo l'esame visivo. Esclusi quindi la dieta fai da te l'ipotesi di una cattiva reazione ad un vaccino al quale si era sottoposto la sera prima il ragazzo. Esclusa anche la meningite fulminante, la salma è stata consegnata ai familiari. E questa mattina i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato 3 angresi, tutti pregiudicati per concorso in estorsione ed incendio. Le indagini sono partite nel luglio 2016 in seguito al tentato omicidio con armi da fuoco di 2 degli arrestati, all'esito della quale, sviluppata anche con il supporto di attività tecniche, gli investigatori dell'arma hanno documentato la responsabilità degli indagati in ordine a numerose condotte estorsive che i 3 in concorso tra loro avevano commesso nei confronti di alcuni autotrasportatori cui erano stati richiesti con minacce concretizzate in uno dei casi nell'incendio di un autoarticolato svariate migliaia di euro.
Vasto incendio sul Vesuvio nel pomeriggio di ieri, evacuati residenti e turisti, fiamme sulla strada che conduce al cratere nel comune di Ercolano, a coordinare le operazioni anche un elicottero, un altro focolaio si è appiccato a Torre del Greco, intanto continua a bruciare la Campania con rochi che tengono costantemente impegnati i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Vediamo. Giornata nerissima sul fronte incendi, quella andata in scena ieri in Campania. Ieri pomeriggio in fiamme una vasta area nelle zone del Vesuvio tra Torre del Greco ed Ercolano, evacuati a scopo precauzionale alcuni alloggi. Sul posto è stato fatto intervenire anche un Canadair per coadiuvare nelle opere di spegnimento i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. L'area interessata era a ridosso dell'ex ristorante Siesta e, vista la vastità delle fiamme e il fumo nero che ha invaso la zona, per evitare ulteriori problemi è stato bloccato l'accesso dei mezzi che portano i turisti fino all'ingresso del Gran Cono a quota 1000. Non si registrano però feriti, soltanto spavento nella popolazione. Ma non è stato soltanto il Vesuvio ad essere interessato dai roghi. Vasti incendi si sono sviluppati la notte scorsa anche nel Vallo di Diano e a sud di Salerno. La situazione è più critica a Teggiano e a Sassano. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, al comando del capo squadra Luigi Morello, hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte. A Teggiano continua a bruciare da oltre 24 ore la collina di località Costa. Sempre nello stesso comune, la notte scorsa due violenti roghi hanno interessato la frazione di San Marco e di località Camarelle. In questo caso è intervenuta anche una squadra dei caschi rossi di Salerno. A Sassano invece, in fumo oltre 5 ettari di area boschiva. I vasti incendi si sono sviluppati la notte scorsa nel Vallo di Diano a sud di Salerno. Le situazioni più critiche si sono registrate nei territori dei comuni di Teggiano e Sassano. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina al comando del caposquadra Luigi Morello hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte. A Teggiano continua a bruciare da oltre 24 ore la collina di località Costa. Le fiamme sinora hanno distrutto decine di ettari di vegetazione. Sempre a Teggiano, la notte scorsa due violenti roghi hanno interessato la frazione San Marco e località Camarelle. Miasmi dai torrenti Cavaiole e Solofrana, i cittadini in rivolta a Nocera Inferiore. È stato organizzato per venerdì una nuova protesta in piazza Municipio alle ore 18:30. Attualmente Nocera Inferiore presenta delle zone senza rete fognaria, ben 20 scarichi della rete fognaria comunale esistente scaricano sia nel torrente Cavaiola che nel Solofrana. I cittadini chiedono risposte urgenti, in particolare su chi dovrà effettuare lavori per la creazione della rete fognaria e in che tempi. A Pagani le dimissioni dell'assessore Damiano aumentano le difficoltà dell'amministrazione Bottone in vista dell'accordo politico con il Partito Democratico. Vediamo. Non c'è pace né fra gli Ulivi né nella vita politica del comune di Pagani. La mancanza di serenità, purtroppo, potrebbe portare anche ad una mancanza di attenzione nel seguire progetti presentati alla Regione e potrebbe portare anche una mancanza di attenzione alla vita della cittadina. Vedi l'igiene urbana, la raccolta infatti avviene, sembra, a macchia di leopardo. La viabilità non garantisce la chiusura di alcune strade cittadine. La sicurezza, con purtroppo problemi di vivibilità e di pericolo in alcuni punti particolarmente frequentati da adolescenti e da giovani. Non mancano poi le incomprensioni fra l'amministrazione ed alcuni responsabili dell'area tecnica e non mancano neppure le dimissioni di qualche assessore. Vedi quelle di ieri del vice sindaco Cosentino e di oggi dell'assessore alla sicurezza Alfredo Damiani. Se poi a ciò aggiungiamo le fibrillazioni esistenti in alcuni consiglieri comunali di punta che mal sopportano o accettano loro malgrado l'accordo con il Partito Democratico, beh, lo scenario non è poi così tranquillo come lo si vorrebbe fare apparire. A ciò poi bisogna aggiungere che a seguito degli ultimi pensionamenti la macchina comunale cammina sempre più lentamente e con sempre maggiori difficoltà. L'accordo politico e il passaggio dal centrodestra al centrosinistra sembravano non creare problemi ed invece
c'è già chi cerca casa, mal sopportando il passaggio che ad oggi non sembra aver prodotto vantaggi, anzi ha creato malumori e nulla più. A Nocera Inferiore la giornata di Manlio Torquato si è aperta con incontro con Fabio Tamburo del Partito Democratico e Salvatore Forte, coordinatore della sua campagna elettorale. Si susseguono i faccia a faccia le riunioni per la composizione della nuova giunta comunale. Il sindaco di Nocera Inferiore ieri sera ha incontrato le civiche. I tempi allungati non starebbero favorendo la serenità dei rapporti, tant'è che potrebbe ribalenare l'idea di inserire dei tecnici nella squadra di governo per portare a termine alcuni importanti temi avviati nel primo mandato. Il primo cittadino avrebbe preso un altro paio di giorni di riflessione, anche se incombe il termine perentorio per la convocazione del primo consiglio comunale. Per oggi non dovrebbe muoversi nulla, forse domani o addirittura sabato, infrangendo per l'ennesima volta le rassicurazioni di Torquato, che aveva dato come termine ultimo per l'ufficializzazione quello di lunedì scorso. 25 anni di progetto famiglia, sabato sera alla Cittadella della Carità di Angri, sede della Federazione di Associazioni che si occupano di vita, cooperazione e famiglia, si aprirà per una speciale serata di festa. Dopo l'accoglienza e la presentazione degli enti federativi ci sarà una visita itinerante del complesso voluto da Don Enrico Smaldone, che ospita una casa famiglia, la Cappella dei Santi Martin e gli uffici del progetto famiglia. Seguirà una cena, uno spettacolo di parole, musica a ritmo di tango. Cambiamo argomento, la surroga del consigliere Fiscina con l'ingresso di Domenico Di Giorno, l'individuazione dei tre membri delegati provinciali nel consorzio integrale Vallo di Diano, ma la seduta di consiglio provinciale ha visto anche la partecipazione di rappresentanti della Reiki Multiservice, la partecipata di Palazzo Sant'Agostino che versa in condizioni critiche, si rischia addirittura la messa in liquidazione. Sentiamo. Basta con le strade bucate e pericolose dell'agro. Dalle rassicurazioni si è passati alle promesse, ad impegni che oggi stanno divenendo realtà. Da Sarno fino a Rocca Piemonte sono numerosi i cantieri già aperti o che sono in fase di apertura per la riqualificazione di strade provinciali che da anni erano rimaste dimenticate, impresentabili, che avevano creato tra l'altro un problema non da poco, quello dei contenziosi con automobilisti che hanno avuto problemi e danni per via delle condizioni delle carreggiate. Il consigliere provinciale Michele Strianese fa il punto della situazione con la mappa degli interventi iniziati o da iniziare. Il settore viabilità sta lavorando benissimo in questi ultimi mesi, stiamo sbloccando molti lavori, in particolare nell'agro, che è la zona che sto seguendo anche io più in particolare. Allora, nei prossimi giorni cominceranno i lavori sulla strada provinciale 6, che è quella che collega Sarno a Nocera passando per San Valentino. Già affidati i lavori, è stata firmata anche la determina di aggiudico e stiamo organizzando il cantiere. Lavori che cominceranno a breve tramite un intervento di urgenza anche sul valico di Chiunzi, quindi sulla SP2 in comune di Corbara, a cavallo tra Sant'Egidio e Corbara, e quindi la strada del mare, diciamo così, che porta al, diciamo, in costiera amalfitana. Quella è una strada lunga circa 23 km fino a Maiori, la SP2. Ma abbiamo già fatto degli interventi la settimana scorsa, circa 10.000 euro per sistemare buche un po' più pericolose. E poi adesso si farà un lavoro di 40.000 euro, quindi si sistemeranno una serie di tratte più dissestate. Buone notizie per il comune di Rocca Piemonte, che ho comunicato anche al sindaco, e cioè è stata fatta determina di impegno spesa e alla firma della responsabile economica e finanziaria per i lavori circa 40.000 euro per sistemare il problema del franamento che c'è sulla 280 che collega Casali di Rocca Piemonte con Nocera Inferiore, e completiamo una serie di tratti di Via della Libertà, che è la 107. A giorni ci sarà la copertura finanziaria anche per circa 25.000 euro di lavori sulla SP101, che è la strada che collega San Mauro di Nocera Inferiore con Fiano e poi con Lavorate di Sarno. E a giorni sarà messa anche copertura finanziaria, la procedura in atto, sulla SP384, che è quella che collega San Valentino Torio e Pagani. In prossimità dell'uscita dell'autostrada sistemeremo circa 500 metri lineari molto molto pericolosi in quella zona.
Stiamo lavorando per completare i progetti che saranno subito finanziati della via Gramsci a San Marzano, che ha bisogno di un ulteriore intervento, e poi un grande progetto sulla ex strada statale 367, che è quella che collega Sarno e San Marzano passando per San Valentino Torre. Quindi una strada molto pericolosa perché è in rilevato, dove ci sono tanti guardrail divelti che sistemeremo dopo tantissimi anni. Nei giorni passati sono stati fatti lavori sulla litoranea, tantissimi tratti di strada sono stati sistemati e, come vi dicevo prima, sulla SP2, su queste strade che nelle prossime settimane saranno molto frequentate perché portano, come dire, ai luoghi di mare. Ed ora cambiamo argomento. In Campania mare e spiagge invase da plastica e spazzatura. In 25 spiagge campane monitorate da Legambiente, una media di 686 rifiuti ogni 100 metri. Regina, indiscussa, la plastica presente per il 78%. Maglia Nera, Castel Volturno, Battipaglia e Salerno. Trovato anche il 40% dei mozziconi di sigaretta sul totale nazionale. Non va meglio sul fronte dei rifiuti galleggianti monitorati nel 2016 da Goletta Verde, nella navigazione tra il nord-ovest di Capri e Punta Campanella, calcolata una densità di rifiuti quasi 4 volte superiore rispetto alla media nazionale, con 227 rifiuti al chilometro quadrato di mare. E da domani, ogni venerdì e lunedì di questa torrida estate, nei nostri telegiornali troverete informazioni per vivere le location turistiche della provincia di Salerno in tutta tranquillità e sicurezza. Telenuova fornirà notizie attraverso la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Salerno. Il collega Giuseppe Della Morte è stato nella sala operativa della Guardia Costiera ed ha intervistato il capo servizio operativo Antonio Sogno. Vediamo il servizio. Telenuova e Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Salerno, continuano una collaborazione iniziata ormai da anni e che nei mesi estivi diventa l'opportunità per fornire informazioni utili ai telespettatori e per cercare di affrontare al meglio le giornate di vacanze e godere in massima sicurezza e tranquillità le zone balneari della provincia di Salerno. È stata sicura con questa iniziativa di Telenuova e dei militari della Capitaneria Guardia Costiera guidati dal comandante Gaetano Angora. Ogni venerdì e lunedì all'interno dei notiziari troverete una finestra con tutte le notizie più importanti per vivere al meglio spiagge e strade del nostro bellissimo mare. Con il capo servizio operativo Antonio Sogno abbiamo affrontato numerosi temi riguardanti l'operazione Mare Sicuro, che quest'anno punterà sulla difesa dell'ambiente marino e sulla prevenzione e la protezione di turisti e diportisti. Ecco alcune anticipazioni del comandante Sogno durante un'intervista rilasciataci all'interno della sala operativa della Guardia Costiera, mentre giungeva una telefonata al 15:30 che rimane il numero a disposizione degli utenti per segnalare problemi e chiedere informazioni. Mare Sicuro, come ogni anno, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dà avvio a questa operazione nazionale. L'operazione è iniziata il 17 giugno e continuerà fino al 17 settembre. In questo periodo lo sforzo massimo del Corpo delle Capitanerie di Porto avrà come obiettivi quelli di garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e che la tutela dell'ambiente marino, dell'ecosistema marino, ma soprattutto che comportamenti illeciti, che non ci siano comportamenti illeciti che possono provocare quindi un documento per le persone che sceglieranno quindi di usufruire delle nostre coste per trascorrere un periodo di vacanza. L'operazione Mare Sicuro è un'operazione che possiamo definire trasversale, che in pratica interessa tutti i settori dove la Capitaneria di Porto è presente, dalla tutela della sicurezza della navigazione, come dicevamo, la salvaguardia della vita umana in mare, ma non solo, la tutela anche delle risorse ittiche, la tutela dell'ambiente marino, e che il nostro sforzo è massimo proprio per tutelare questi doni che la natura ci ha fatto, affinché anche i nostri figli un domani possano godere delle bellezze che noi oggi vediamo e però che dobbiamo preservare. L'ambiente e l'ecosistema marino è molto messo a rischio da comportamenti illeciti, da comportamenti sprovveduti, quindi l'attenzione è massima anche per tutelare la risorsa mare, la risorsa ambiente, e sotto la regia della Procura di Salerno, che è molto attenta
attenta al tema ambientale. Abbiamo un team che già da prima dell'inizio dell'operazione Mare Sicuro ha verificato e continuerà a verificarlo anche nei prossimi mesi tutti gli scarichi.